ragazzi e ciao ragazze, benvenuti sul mio canale per un nuovo video. Oggi volevo fare un video sui promossi e i bocciati di gennaio. Allora, qui ho un discreto bottino di cui parlarvi. Comincerei con i bocciati. Allora, primo fra tutti che boccio nella maniera più assoluta è questo burro di karité. Eccolo qui. Questo burro di karité della Nice Sense che ho ordinato da Amazon e che ho pagato 10 euro. Allora, perché lo boccio? Prima di tutto fa una puzza assurda. Proprio fa una puzza allucinante. Uno dei burri, non che il burro di karité faccia un odore bellissimo, ma questo proprio non lo so neanche io di che cosa odora. A me personalmente, io non so se qualcuno di voi l'ha mai ordinato il burro di karité di questa marca, ma a me personalmente, nonostante molte persone gli abbiano dato 5 stelle, però ci sono state anche persone, ho letto varie recensioni e ci sono state anche persone che comunque non lo hanno apprezzato, e io appartengo comunque a quella categoria di persone perché comunque non idrata, proprio non idrata, non solo puzza, ma neanche idrata. Qui c'è scritto che è burro di karité non raffinato biologico, ma a dire il vero, io non so se è perché non è raffinato, non lo so. Qual è il suo problema? Però non idrata, non puzza, insomma, non lo ricomprerò più, non ricomprerò, a dire il vero, penso che non comprerò più niente di questa marca. Che io non vi consiglio, poi se qualcuno di voi che mi sta guardando l'ha provato e si è trovato bene, ben venga. Per quanto mi riguarda, se io devo dire se consigliarvi o non consigliarvi questa marca di prodotti, perché comunque non fanno soltanto il burro di karité, ma fanno il burro di cacao, fanno oli essenziali, fanno oli puri, dicono. E dicono perché ora vi spiego il motivo. Comunque, questo burro di karité si presenta in questa maniera, vedete? È un composto tipo quadrato. Io l'avevo preso perché a livello di convenienza conveniva, perché questo è 250 grammi e l'ho pagato 10 euro, mentre sul sito BioVegan ne ho preso un altro di cui vi parlerò comunque fra poco, che era 100 millilitri, 100 grammi comunque, 100 miseri grammi e l'ho pagato nello stesso prezzo, quindi ho pensato di ordinarlo su Amazon proprio perché questo era di più, ma ho sprecato soltanto i soldi perché questo qua finirà al secchio, perché l'ho conservato solo per farvelo vedere, ma ora appena stoppo la camera io praticamente lo butterò nel secchio, quindi ho buttato 10 euro nel secchio. Quindi io questo non ve lo consiglio, ok? E questo è uno. Ora vi faccio vedere un'altra cosa di questa marca. Quest'olio di jojoba, eccolo qua. Vedete? Allora, io questo olio di jojoba non lo so com'è, non l'ho usato e credo che non lo userò. Perché, a parte il fatto che ordinare questa marca di cosmetici comunque da Amazon, praticamente è passato più di un mese, io pensavo che non mi sarebbe più arrivato quest'olio. Quindi passa tantissimo tempo, quindi quando mi servirà un olio io, infatti l'ho comprato perché non mi arrivava, mi serviva e l'ho comprato della Forsan, se non sbaglio, vi parlerò di quest'olio in un altro video. Praticamente quest'olio mi è arrivato qualche giorno fa, però non ho voglia di usarlo. Allora qua c'è scritto 100% naturale, certificato organico. Allora, perché non lo voglio usare? Innanzitutto, qui c'è scritto che è biologico e naturale e puro al 100%, però poi c'è scritto che praticamente potrebbe contenere tracce di noci ed altri allergeni. In caso di allergie,
e particolari condizioni mediche, consultare un medico prima dell'uso. Tutte queste cose mi sembra di stare a leggere un medicinale. Dico io, se è puro, perché dovrebbe contenere tracce di altri allergeni? O è puro o no. Ora, ovviamente, se una persona è sensibile a determinate piante, questo qua potrebbe provocargli una reazione allergica, naturalmente. Però tutte queste cose che scrivono, e questo c'è scritto anche qui, anche in questo burro, io onestamente quando già leggo queste cose mi passa la voglia di usarlo, perché comunque ho paura che mi possa fare comunque male, anche perché, ripeto, dopo aver usato questo, onestamente, se questo olio è come questo burro, allora faccio prima a buttarli tutti e due nel secchio. Siccome l'ho comprato l'olio di jojoba, di una marca che ho già usato in passato e dove non ci sono scritte tutte queste cose, qui addirittura c'è scritto di non passarlo sulle ferite, quando è risaputo che il burro di karité invece aiuta comunque a rimarginarle. Quindi non capisco, ecco, non, per questo non mi fido, io di questa marca non mi fido. Di questa marca io avevo preso anche un olio essenziale al limone, che mi è arrivato dopo un sacco di tempo, e praticamente io pensavo fosse, diciamo, abbastanza discreto. Quando poi ho preso l'olio essenziale di limone della Kobashi sul sito Bio Vegan, praticamente mi sono resa conto che quella sembrava acqua lavata. E era di più, costava di meno, ma secondo me era diluito. Non credo fosse puro, perché la differenza tra i due odori è proprio... è proprio tangibile. Quindi, siccome con questa marca io non ho avuto delle buone esperienze, allora quest'olio, anche se mi è arrivato, non credo che lo userò, non lo so, non credo che lo userò. Penso che questo farà la stessa fine del burro di karité. Dunque, passiamo ad un altro bocciato. Ecco qua, io boccio anche questo correttore della Benecos. Ecco qua, questo correttore della Benecos, praticamente è quello light, e in pratica lo boccio perché è completamente, io ora l'ho messo, l'ho usato, però rimane nelle pieghe. Proprio rimane nelle pieghe, rimane a chiazze, e praticamente già quando lo hai messo con lo scovolino, questo qui, vedete, questo è l'applicatore, con l'applicatore, già quando tu lo posizioni sulla pelle, guardate, è molto asciutto, proprio è appiccicoso, cioè io non so se riuscite a vedere perché purtroppo la luce è quella che è, cioè proprio appiccica, è una cosa... proprio rivoltante, non lo so, non... la formulazione di questo correttore fa davvero schifo. Mi dispiace, è un correttore eco bio, però non mi piace perché rimani tutta a chiazze sotto gli occhi, si infila nelle pieghette, il che peggiora la situazione, e il risultato è molto poco naturale. Non mi piace, bocciato proprio alla grande. Un altro cosmetico che boccio è questo che finirà penso al secchio, perché ormai è aperto da più di 6 mesi, perché l'ho ordinato la scorsa estate, eccola qui. Io l'avevo ordinata questa acqua, diciamo, colorata, siccome io in estate non amo molto usare il fondotinta, preferisco comunque dei cosmetici che siano un pochino più leggeri, quindi che di solito usavo sempre le creme colorate, o comunque le BB cream, quando ancora comunque usavo le cose con i siliconi. Siccome volevo appunto qualcosa di più leggero, sono andata a guardare, diciamo, dei video della blogger Martina Rodini, che penso chi comunque è passata al bio conosce. Praticamente aveva comunque recensito abbastanza bene quest'acqua tipo colorata, e quindi ho deciso di fidarmi, diciamo. Fidarmi, allora, è relativo, perché ovviamente ogni persona è diversa, magari su di lei gli è piaciuta, però magari su di me non era, diciamo, un granché.
Siccome però lei la consigliava anche per chi ha la pelle mista o grassa, allora io l'ho comprata perché avendo la pelle mista o grassa l'ho voluta provare. In realtà io volevo provare delle BB cream, però lei ha detto che c'erano quelle della Sobio, scusate, non mi ricordo che marca erano, comunque delle creme, forse anche di questa marca, sì, Sobio, comunque diceva che non erano adatte, che erano troppo corpose. E quindi siccome io non uso cose troppo corpose in estate, ho optato per questa e ho fatto male perché comunque non è per niente buona, per quanto mi riguarda. Dunque, quest'acqua colorata della Sobioetic, diciamo che fa decisamente schifo per quanto mi riguarda. Quindi si deve miscelare. Si deve miscelare e poi è fatta in questa maniera, è aperta così praticamente, il che la rende scomodissima perché è completamente liquida, e praticamente se ne mette un pochino sulle dita o magari qua sopra, anche se scivola da tutti i lati perché appunto è liquida, e poi te la applichi diciamo sulla pelle come un normale fondotinta o comunque come una normale crema colorata. Il problema di questa di quest'acqua colorata è che praticamente, ovviamente la devi applicare con le mani perché è troppo liquida, praticamente è talmente liquida che se hai comunque dei pori dilatati, perché ovviamente chi ha la pelle mista o grassa in alcune zone del viso ha i pori dilatati proprio come me, perché ovviamente sì, i pori sono più visibili sulle pelli di questo tipo, praticamente se ne va tutta quanta, i pori la raccolgono proprio tutta quanta, rimani a chiazze. E praticamente, cioè, l'unica cosa che si vede sul viso sono questi pori pieni di questa acqua colorata. Quindi direi che questa acqua colorata della Sobioetic è bocciata. Dunque, adesso voglio parlarvi di questo fondotinta. Io lo so che vi ho già fatto una recensione su questo fondotinta. Però praticamente da quando io ho quello specchio che vi ho fatto vedere nel video di quello che ho ricevuto al mio compleanno, se non lo avete visto e volete vederlo vi lascio il link nell'info box, praticamente da quando ho quello specchio con la luce e con lo zoom 8x mi sono resa conto che non è così buono come sembrava. Mi sono resa conto che le prime impressioni che io ho avuto di questo fondotinta sono, diciamo, cioè ho imparato a stenderlo meglio, come vi spiegavo in quel video. Ho imparato a stenderlo meglio, però a quanto pare, anche se all'apparenza con una luce diciamo non propriamente forte e uno specchio che non ingrandisce, anche se all'apparenza sembra passato abbastanza bene, In realtà questo fondotinta ha lo stesso difetto del correttore che vi ho fatto vedere prima, e cioè che è troppo asciutto, meno del correttore, però è troppo asciutto e praticamente non si stende bene, perché poi io dopo averlo steso giro lo specchio con lo zoom 8x e mi vedo comunque a chiazze che non vedo in realtà quando non ho lo zoom, però se lo zoom me le fa vedere vuol dire che ci sono. E questa cosa non mi piace. Ecco perché se io vi ho parlato bene di questo fondotinta in uno dei miei primi video, adesso ci ho ripensato perché appunto con quello specchio riesco a vedermi meglio. Quindi direi che questo fondotinta è bocciato. Mi dispiace dirlo perché comunque so di averne parlato bene in quel video, mea culpa. Ma ovviamente non avendo quel tipo di specchio in casa qua non c'è tanta luce e quindi non ci ho mai fatto caso, cioè mi sembrava siccome avevo imparato a stenderlo mi sembrava comunque un buon fondotinta e invece no, infatti voglio provarne qualche altro. Ora il prossimo mese farò l'ordine su Bio Vegan e vorrei provare qualche altro fondotinta di cui poi vi parlerò diciamo magari nei promossi e nei bocciati di febbraio. Quindi di bocciati qua non c'è più niente, quindi passiamo ai promossi di gennaio. Allora iniziamo con questo burro di karité di cui vi ho parlato prima. Praticamente questo burro di karité l'ho preso, come vi avevo già detto, questo è il burro di karité della marca Sapone di un Tempo.
L'ho preso, è 100% biologico, l'ho preso praticamente da BioVegan, dal sito BioVegan, l'ho pagato quasi 10 euro, 9 euro e qualcosa se non sbaglio, sono solo 100 ml di prodotto, quindi diciamo è un po' pochino per il prezzo, però questo qua è molto 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 buono. L'odore ovviamente non è buonissimo, cioè non so se c'è qualcuno a cui piace l'odore del burro di karité, ma sicuramente è un odore migliore rispetto a quello che vi ho fatto vedere, che puzza di una puzza indefinita. Comunque questo burro di karité si stende molto bene, idrata in maniera spettacolare. Io l'ho usato anche sul corpo, sulle gambe, la mia pelle quando lo usavo era compatta, luminosa, l'ho usato anche sul viso perché anche sul viso è molto buono, e infatti penso che nel prossimo ordine di BioVegan che farò di BioVegan a febbraio l'ordinerò quasi sicuramente, perché è davvero davvero buono, merita. Poi vi vorrei parlare di questa matita della Benecos. Questa è quest'altra anche, queste tre matite, ve le faccio vedere tutte e tre perché comunque sono tutte e tre della Benecos. Questa qua bianca, casual, eccola qua, che poi non è proprio bianca, è diciamo più un color champagne, proprio come lo cercavo io, anche se qua c'è scritto bianco, comunque non è proprio bianca, bianca, bianca. Poi questa matita per le sopracciglia, sempre della Benecos, marrone. E poi questa qua, casual, nera, che è la mia preferita e che è quella che mi vedete all'interno dell'occhio e anche sopra l'occhio. Allora, queste tre le matite della Benecos, per quanto mi riguarda, sono promosse, almeno quelle che ho comprato fino adesso. Quelle che ho comprato fino adesso sono assolutamente, assolutamente promosse. Sono tutte buonissime quelle che ho provato, e sono solo queste tre quelle che ho provato io. Ma probabilmente ne comprerò anche qualche altra, perché sono davvero, davvero buone. Queste matite casual scrivono, hanno una scrivenza all'interno dell'occhio spettacolare, e cioè che è proprio quello che ci si aspetta da una matita casual, perché molte matite casual all'interno dell'occhio, anche di marche famose che io ho usato in passato quando ancora usavo i siliconi, praticamente non scrivono bene. Questa qua invece è nerissima, e questa qua pure disegna abbastanza bene all'interno dell'occhio. Questa matita qua è anche molto buona, come vedete l'ho usata sulle sopracciglia, anche se forse è un pochino scura, cioè non lo so, perché le mie sopracciglia sono comunque nere, quindi io devo usarne per forza una scura, solo che vorrei provare qualche altro prodotto, non perché questa non sia buona, vedete, ha pure il pettinino per pettinare le sopracciglia una volta passata la matita, solo che non mi piace il tratto. La matita è buona, scrive tutto quanto, però avendo io le sopracciglia molto scure, e essendo questa matita molto molto scura e scrivente, non lo so, mi dà un effetto troppo troppo marcato che non amo particolarmente, quindi vorrei provare, poi devo dare un'occhiata sul sito della BioVegan, qualche altra cosa che dia un effetto un pochino più naturale. In ogni caso questa matita è promossa perché scrive molto 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 bene, quindi queste tre matite sono promosse. Un'altra matita che è di questa marca qua, Lady Lia, non so se qualcuno di voi conosce questa marca, io la trovo da Bernava questa marca, ed è una marca biologica, sono cosmetici biologici, quindi cioè, ci sono, allora io personalmente diciamo non so perché non mi fido molto ad usare fondotinta, correttori, cipria, perché ci sono di questa marca, però non, diciamo non mi fido moltissimo, è una marca low cost, quindi i prodotti non costano tantissimo, e praticamente io di questa marca uso più che altro le matite, queste qua per le labbra, a dire il vero ho solo questa di matita per le labbra, ma poi penso che ne comprerò qualche altra perché sono molto buone, scrivono molto molto bene, guardate qua come scrive questa matita, vedete? Scrive benissimo. Ah, scusate, vi voglio far vedere come scrivono queste matite della Benecos. Scusate, è il mio primo video sui promossi e sui bocciati, non sono ancora molto pratica, quindi scusatemi. Guardate, questa qua è la matita bianca della Benecos. Vedete come scrive bene?
è la matita. Ops, ho aperto il lato sbagliato, scusate. Questa qua è la matita per le sopracciglia. Vedete come scrive? A dire il vero, scrive un po' di meno. Ah, forse perché ho la crema, scusate. Comunque, sulle sopracciglia la potete vedere, scrive abbastanza bene. E questa qua è quella nera. Guardate come scrive bene, questa qua è spettacolare all'interno dell'occhio, ma anche sopra. Comunque, vi stavo dicendo, questi prodotti cosmetici sono low cost, sono cosmetici biologici, li trovate da Bernau, almeno io fino adesso li ho visti soltanto lì. Avevo chiesto a Carlita di fare delle recensioni su questi cosmetici, ma non mi ha mai risposto. Questo perché lei dice sempre, apro parentesi e la chiudo subito, questo perché Carlita dice sempre che se noi gli scriviamo di qualche cosmetico che ci interessa sotto i suoi video, lei va apposta a comprarli. A quanto pare non è così, perché io gli ho chiesto una recensione su questi cosmetici e lei non solo non mi ha risposto, ma non ha mai fatto una recensione su questi cosmetici biologici. E vabbè, continua a fare vlog, che va bene così, chiusa parentesi. Poi un altro cosmetico che promuovo è questo della Sien. È una crema per le mani, ha un odore spettacolare. E si assorbe abbastanza velocemente ed idrata molto 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 bene. Allora, questo ovviamente non è una marca Eco Bio, però ha un buon inci. È una crema per le mani alla calendula che io unisco ad un olio che mi faccio in casa, un olio che faccio per le unghie, ma che comunque utilizzo anche sulle mani, che è un olio a base di olio di oliva e qualche 7-8 gocce di olio essenziale di limone. Comunque, questa marca, questa crema qui è molto buona. Ve la consiglio. Davvero, davvero buona. Fa le mani morbidissime e poi ha un profumo spettacolare. Un altro cosmetico che io promuovo è questo. Eccolo qua. Ve ne avevo già parlato in una mia recensione. Se volete vedere il video, vi lascio il link nell'info box. Questo qua è la polvere minerale, è il fondotinta minerale della Benegos. Questo è davvero davvero molto 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 buono. Infatti penso che in estate, anziché usare creme colorate, userò questo qua che è molto più leggero, visto che comunque prediligo cose leggere, quindi userò questo. Si presenta in questo modo, con questo applicatore, eccolo qua. L'ho ritrovato perché nel video, diciamo, della recensione di questo fondotinta, su cui non ho cambiato idea, non riuscivo più a trovarlo l'applicatore, ora l'ho trovato. L'applicatore è un pochino piccolo, come vi dicevo, quindi o cambiate applicatore e ne prendete uno più grande, oppure lo passate con il pennello, ma comunque voi lo passiate, è spettacolare. Questo fondotinta è davvero molto buono e quando mi finirà, dura tantissimo perché non ne serve chissà quanto. E quando mi finirà lo ricomprerò sicuramente. Questo è il medium beige, solo che forse dovrei comprarne uno un pochino più chiaro. O magari usandolo in estate, che io mi abbronzo, questo colore potrebbe andare bene, non lo so, poi vedrò. Un'altra cosa che approvo è un altro cosmetico approvato è questa acqua floreale che è costata più di 8 euro, però li vale tutti perché è buonissima. Questa acqua floreale della Sobioetic. Alle rose, perché io vi ho detto questo qua, quindi questa qua ve l'avevo fatta vedere nel mio video, ve l'avevo fatto vedere nel mio video in cui spacchettavo quello che avevo preso su BioVegan, e c'era anche questa qua floreale ed è veramente veramente buona. La uso mattina e sera sulla mia pelle dopo aver lavato il viso ed è spettacolare. Questa è consigliatissima. Costa un pochino rispetto magari ad altre acque, acque di rose, però è veramente molto buona. Infine, vi voglio parlare di questo tonico dell'Himalaya. Eccolo qua. Questo è un tonico rinfrescante e schiarente per pelle normale e mista. C'è anche la versione per le pelli secche, se non sbaglio. Però non so a base di che cos'è. Io ovviamente ho preso questo perché ho la pelle mista. Allora, è senza parabeni, questa linea è comunque una linea senza schifezze, quindi è senza parabeni, senza SLS, senza SLS, senza coloranti sintetici.
Dunque, ad odore è ottimo, l'odore è davvero buono, alla lenticchia e al limone, rinfresca e schiarisce, non unge la pelle. Devo dire che comunque mi sono trovata molto 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 bene con questo tonico. Non l'ho ricomprato perché preferisco comunque i tonici a base di rose, mi piace l'odore, mi piacciono di più, è per questo che non l'ho ricomprato. Comunque è molto buono, ve lo consiglio, e questo cosmetico è assolutissimamente promosso. Bene ragazzi, detto questo, non ho altri cosmetici in questo momento. O meglio, di cosmetici ne avrei tanti, però il video durerebbe praticamente 1000 ore, quindi non è proprio il caso, perché comunque, come voi sapete, chi mi segue, chi vede i miei video, sa che i miei video sono molto 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 lunghi di solito. Quindi, ragazzi, tutti gli altri cosmetici che ho comunque in fila ve li farò vedere, nei preferiti, nei bocciati e nei promossi di febbraio. A cui sicuramente si aggiungerà anche qualche altro cosmetico. Per il momento è tutto. Non fate caso a come ho i capelli questa mattina perché li devo lavare. Siccome vorrei farli durare fino a domani, allora li ho legati in questa maniera un po' strana, ma io sono così. Comunque mi piacciono le pettinature strane ed estrose, quindi ogni tanto mi vedrete in maniere un po' particolari con i capelli. Ok, ragazzi, adesso devo andare. Ho proprio cercato di girare questo video appena potevo, perché comunque il tempo purtroppo la mattina è molto 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 poco e quindi devo cercare di far combaciare tantissime cose. Adesso scappo a fare yoga, a fare la mia lezione di yoga. Vi saluto. Ci vediamo al prossimo video. Se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un like, ed iscrivetevi al canale, per non perdervi i prossimi video. Ciao!